Addirittura fuori onda stavamo dicendo potremmo quasi cantare a un karaoke, una serata bellissima, premio Ravera. Favolosa, veramente tanti bravissimi artisti, ci hanno organizzato un evento stupendo. Beh, non è la prima volta ormai che ti trovi in mezzo a questi grandi nomi, a questi grandi artisti. Come ti senti comunque giovanissima con un percorso che si sta scrivendo e che ogni giorno si arricchisce di esperienze? Io mi sento, cioè ogni volta che faccio queste cose mi sento tipo una spugna, sì. Io proprio lì così che assorbo tutto quello che posso assorbire, perché veramente ho tanto 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 da imparare e mi sento veramente nel posto giusto in cui, cioè meglio di qua dove posso imparare, quindi fortunatissima, mi sento proprio fortunata. Beh, anche perché appunto a dicembre saremo giovani, poi comunque un certo palco anche a febbraio proprio a Sanremo, comunque il palco di Piazza Colombo, certo, dove sono esibiti tanti artisti, premio Ravera, e tra l'altro stai lavorando moltissimo in questo periodo. Sì, sto producendo il mio primo album, sì. Quindi stiamo lavorando su tanti pezzi, sto trovando il mio mondo e non vedo l'ora di far sentire a tutti, perché Tu Ami Lì è stato il mio, sì, lancio, e non vedo l'ora di far sentire il resto di me. Ma quali sono gli ascolti che ti hanno guidato, soprattutto in quest'ultimo periodo, dalla nostra prima chiacchierata di dicembre? Allora, dalla nostra prima chiacchierata di dicembre c'è stato poi Sanremo, sì. E lì, vabbè ragazzi, cioè il loop, tutto il loop, ho ascoltato tanto tanto Tango di Tananai, sì, tanto, e Madame. Io devo dire che da Sanremo sono diventata proprio, cioè, innamorata, tra l'altro vado a un suo concerto, quindi Madame è stata l'artista italiana che ho ascoltato di più da quando ci siamo visti. Beh, no, questo è interessante, anche perché è bello che comunque un artista così giovane come te cerchi davvero di ascoltare, ascolti tanto e soprattutto voglia anche sperimentare, perché da quel poco ancora che abbiamo ascoltato di te, Madame è molto differente, molto diversa, molto. Però sai, ti può dare quel, come dire, quel piglio proprio anche per cercare di sperimentare. Assolutamente, io sono apertissima e cerco di far uscire tutto il mondo che c'è dentro di me, esplosivo, e ha talmente tante sfaccettature che non basta una sola canzone o un solo artista. Senti, ma parlando di quello che diciamo oggi è il mercato discografico, il mercato della discografia, un talent potrebbe fare parte del tuo percorso? Potrebbe interessarti, può piacere anche l'idea di confrontarti con delle cover? Devo dire di sì, perché sono aperta a tutte le esperienze che mi possano dare qualcosa, e in realtà la cover è qualcosa che non sperimento troppo, ma certo, avrei voglia di sperimentare, perché ci sono tante canzoni in cui mi ritrovo. Adesso prossimamente mi piacerebbe fare qualche cover della Salema, di A Casa di Luca, certo, perché ritrovo nelle parole di altri me stesse, quando questo succede, proprio, cioè, quello che è la musica, quindi sì. Molto bene, quella celebrazione poi di concetto di condivisione che credo debba essere proprio alla base, e credo che tu nel tuo piccolo, per quello che è l'inizio del tuo percorso, stia davvero entrando in quel mood giusto. Grazie. Grazie mille davvero, buona musica e ci vediamo molto presto. Grazie a te.